Ragazzi, vi chiedo solo una cosa, superiamo i 5.000 mi piace per un prossimo video del genere. Spaccate il like e forza aiuto. Bene ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video, ma ovviamente non sono da solo, ma sono qui con Eri Lazza. Ciao ragazzuoli e forza Milan. Raga, ovviamente forza Juve. Oggi cosa andremo a fare? Oggi andremo a fare l'indovina il calciatore challenge, ma in versione Milan-Juventus. Ovviamente abbiamo scelto dei giocatori sia diciamo che giocano ancora adesso sia nel Milan o nella Juve, ma giocatori anche tipo come Ronaldinho, Gattuso e aspetta, ce ne sono altri e anche Zambrotta. Oh, non gioca ancora? Sai che non mi ricordo. No, Vabbè. non Comunque ragazzi, abbiamo scelto poi i giocatori tra Milan e Juve e andremo a fare ovviamente l'indovina chi con massimo 3 domande per indovinare il giocatore. Quindi, sapete già come la challenge, perché l'ha fatta sia Harry, sia Home, sia Fius sui altri canali. Non Ovviamente, lasciate. possiamo chiedere da te se gioca adesso nel Milan, nella Juve, se ha giocato nel Milan, nella Juve, altrimenti è troppo facile. Cioè, ne Ok. vanno via troppi i giocatori. Sì. Quindi, ragazzi, lasciamo almeno 5.000 mi piace per questo Juve Milan. Vediamo un po'. E Pronosticate, va, ovviamente sono ragazzi, tranquilli. esattamente Tatino, pronosticate e giocate anche assieme a noi, scrivendo ovviamente chi è il giocatore secondo voi. Ovviamente. Allora, facciamo così, siccome tu sei l'ospite, parti tu, Ovviamente Harry. ragazzi, la solita regola dell'ospite, quindi parto io. Quindi Allora, scegliamo un giocatore. Io direi di scegliere. Ok, l'ho scelto, vai. ok, vado io con le domande quindi. Ok, Vai. allora. Il tuo giocatore, Tatino, è italiano? Allora, Enrico, il mio giocatore è italiano. Perfetto, così ragazzi ne vanno via un po'. Allora, devo togliere Alexandro, André Silva e Pjanic. Quasi Oh! tutti. Tati, ne ho tolti un bel po'. Mi sembra che ne restino due soltanto del Milan. E mentre tutto il resto sono della Juve. Quindi Sì. ti chiedo, e hanno tra l'altro, a parte Inzaghi, tutti hanno la barba, eh? Tutti hanno la barba. Sì, hanno tutti la barba, Quindi, tranne Inzaghi. se il tuo giocatore ha un ruolo offensivo, è una domanda un po' di merda, però se la becco, so già chi è il giocatore. No, il mio giocatore non ha ruolo offensivo, Quindi è una ecco. domanda di merda perché non mi ha risposto correttamente. Quindi devo togliere solo Cutrone, non Ti rimane c'entra. Ok, l'ultima domanda. a me rimane da te. Dimmi se tra questi: De Sciglio, Chiellini, Buffon e Barzagli. Eh no. Ok, allora ti dico, mi rimane quindi una domanda e basta. Dopodiché Sì, l'ultima domanda. devo buttarmi. Il tuo giocatore ha più di 20, fammi pensare qui, decidi una 25, 26, ha più di 26 anni. Ok, Ha più di 26 anni, il mio giocatore ha più di 26 anni. quindi ho solo tolto decidi, bella domanda di merda. Qua devo buttare, me ne restano tipo 7, ne dico una a Tutti i caso. quarantenni sono lì, porco Esatto, due. dico Buffon a caso. Il mio giocatore è Buffon. No, scherzo. No, davvero. Il mio giocatore è Ringo Gattuso. Avamo Tati eia. Se ci stavo Raga, pensando. mi sono gestito un po' male questo turno, però cercherò di Forse le farmi le domande, sì, prossime. erano un po'. Non ti sei focalizzato bene. Vai, tocca a te scegliere i giocatori, io fare le Vai, Tati, l'ho domande. già scelto io, è quello di prima. Ah, quello di prima, ok. Allora, facciamo le domande. Il mio, anzi, il tuo giocatore, quello che hai scelto, è un difensore? Il mio giocatore non è un difensore. Ok, quindi togliamo tutti i difensori, che comunque ce ne sono pochi. I portieri di lasciarli, eh? Sì. Ok. Allora, ok, non è un difensore. Allora, io direi di fare quest'altra domanda. Allora, il mio giocatore, cioè il tuo Il tuo! giocatore, Sì. europeo? Beh, Tatino, il mio giocatore, sì, è europeo.
Allora, il mio giocatore europeo e non è un difensore. Mica, l'ultima domanda. Allora, devi gestirla bene, eh? Lo so. Perché devo capire anche se del Milan o della Juve, quindi non posso fare questa domanda perché sennò è troppo facile. Esattamente. Però ti chiedo. Ti chiedo. Arca miseria. Ah, ce l'ho. Poi mi butto però. Questo giocatore qui. Su FIFA, sì. È un'icona? Il mio giocatore su FIFA non è un'icona. Porco due. Quindi è un giocatore abbastanza nuovo. Cioè che gioca ancora, ecco. Ah, mi hai dato pure sto aiuto, grazie Henry. Grazie al cazzo che gioca ancora, se non è un'icona gioca ancora, cioè. No, vabbè, sto pensando su FIFA, se era un'icona, pensavo a quello, no, capito? Pensavo all'icone. Vabbè, io icona ti metto anche Kakà, perché è 92, cioè quello che è uscito. Beh, non è icona Kakà, Kakà è... vabbè. End of an era, quindi non è un icona. Vabbè, icon. Come se fosse icona. Vabbè, allora no. Io lo escludo comunque, perché non penso sia lui. Allora, io mi devo buttare, quindi. Porco due. Voglio dar ponte, da di. Io mi butto dal ponte, io penso che ne ho scelto uno del Milan. E te scelgo Cutrone. Batatino, la risposta è... corretta, era Cutrone. Veramente? Sì. Oddio, godo! Sì, bomber Ed Cutrone. Ed è quello che ti segnerà questa sera, ecco. Sicuramente. Allora, tocca a me scegliere. E io ti scelgo... vediamo un po'. Vai, l'ho scelto. Ok. Betatino, ti chiedo subito se il tuo giocatore è europeo. Allora, devo fare un check perché non mi ricordo... Oh, madonna. Sì, europeo, sì, europeo. Ok. Allora, via Alessandro. Via Biglia. Via... Ce l'hanno lui europeo. Forse per questo hai fatto il check. Fa vedere. A parte Çalhanoğlu, gli altri penso tu sappia che siano in Europa. Quindi ti vado a chiedere se ha un ruolo difensivo questa volta. Il mio giocatore non ha un ruolo difensivo. Perfetto ragazzi, quindi mi va via praticamente metà tabella. Sto andando sempre più convinto su quel giocatore che ho in testa. Perciò ti chiedo se... nella bandiera della nazionale di quel giocatore lì c'è il colore rosso, come questo qui del Milan. Sì. Benissimo, Tatino. Quindi devo togliere praticamente solo Pjanic, che c'ha il blu e il giallo. Quindi Tati, me ne restano un po'. Però sono dell'idea che secondo me te c'hai in mente Hakan Çalhanoğlu. Sì, ok ragazzi, i miei aggiornamenti non sbagliano, quindi 1-1, ecco. 1-1. Ora devi decidere tu il giocatore e io farti le domande, ecco. Ok Tatino, vai, ho scelto il giocatore. Secondo me, secondo me hai scelto lui, lo dico in camera, vai. Allora, il tuo giocatore, facciamo così, ha più di 8. 87 su FIFA? Bella domanda, Tino. E ti rispondo che il mio giocatore ha più di 87, sì. Bene davvero. Allora, bene, sì. No, perché sto pensando a un giocatore molto molto importante nel suo ruolo. E io ti dico, secondo me tu hai scelto un difensore. È un difensore? Beh, questa è la domanda. Tu stavi pensando a quello che si sciacqua la bocca, ma non è lui. Oh, comunque non è un difensore. Allora, non è un difensore, quindi abbiamo tutti i difensori. Abbiamo detto ha più di 87 di overall. Sì, e non è un difensore. No, devo fare l'ultima domanda, mi sa. Yes, arco due. The last one question. Sto pensando proprio a lui. Questo giocatore qui è brasiliano? Bellatino, non è neanche brasiliano. Annaggia. Dai Tati, dai, buttati Tati, vai. Secondo me, cazzo, non gli ho fatto la domanda se era europeo. Facevo prima, porco due, perché ho detto brasiliano? È che stavo pensando a Ronaldinho. Allora,
Devo buttare? Finita la domanda? Dai, buttati, vai, vai, vai. Allora, pensa dall'attacco alla difesa. Io dico il tuo giocatore è Buffon. Ti hai indovinato ancora, Buffon? Sì! Dai, che culo c'hai? Ci godo, cazzo. Che culo di merda c'hai, dai. Ci godo. Perché ti ho detto più di 87, ho detto difensore non è, Chiellini non è, le icone non penso perché pensavo in Zaghi, cacà, e allora, eia. Super Gigi, eia. Grande tanto, Gigi. Tanto stasera ne prende due, stai tranquillo. Sì, sì. Allora, io direi l'ultimo, facciamo l'ultimo? Vai, tocca a me. Allora, guarda che non viene, vabbè, dai. Vai, l'ho scelto. Ok. Tati, il tuo giocatore è... o è mai stato capitano nella sua squadra? Sì, mi sembra di sì, sai. Lo è stato? Devo fare un check. Vai, check. Sì, sì. Sì, sì. Ok, sì, lo è sì. stato. Perciò veniva via Alexandro, veniva via André Silva. Tuo giocatore. Fai pensare. Questo lo indovini, sicuro. Sì. Ti chiedo anch'io sull'overall se ha più di... 87 su FIFA. Allora, 87. Il mio giocatore non ha più di 87. What? Quindi Buffon va via, Chiellini va via. Se nella foto, quella che state sì. vedendo tutti, c'ha il gel nei capelli. C'ha il gel nei capelli? Sì. Oddio, chi è che c'ha il gel nei capelli? Fai bene. Beh, allora, mi sembra che allora. Barzagli ce l'abbia, De Sciglio non ce l'ha, Gattuso ce l'ha, Marchisio non ce l'ha e Zambrotta non ce l'ha e Kakà non ce l'ha. Non mi pare però che abbia il gel, sai. Non ti sembra? Non mi pare, cioè no. No? Ti direi... Il tuo giocatore è Gianluca Zambrotta? Non ci credo, ma come hai fatto? A sbagliarla. A sbagliarla? Tu madre! Bastardo! Il mio giocatore è... Biglia! Dai! Che ha fatto il capitano alla Lazio. Eh sì, ha fatto il capitano Lucas. Eh sì. No, 2-1 per te hai vinto. 2-1. Eh sì. Quindi ragazzi, finisce 2-1 per lo Juventino. E chissà se stasera finirà davvero così, 2-1. Pronosticate questi tre momenti. Ringrazio Harry Lazza e spero che il video vi sia piaciuto. Vai Harry. Regà, ovviamente se passate al mio canale troverete l'intervista doppia con quel... anzi con quel tipo che sta alla mia destra o sinistra in base alla grafica. Quindi ragazzi, ringrazio Tatino, iscrivetevi al canale di Tatino. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, spaccate un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi e forza mille sì. questa sera sì. Forza mille.